Ancora arrivi di migranti sulle coste italiane, un nuovo flusso che ha fatto scattare la protesta di sindaci e comunità. A San Salvo il sindaco Tiziana Magnacca, insieme ai primi cittadini di Cupello, Castiglione Messermarino, Monte Odorisio, Casalanguida, Casalbordino e Villa Alfonsina, hanno protestato in maniera pacifica davanti ad un ex albergo destinato ad ospitare 50 rifugiati. Nessuna forma di razzismo, ha subito precisato Magnacca, ma la consapevolezza che chi fugge dall'Africa non può essere aiutato con la semplice ospitalità e che questo fenomeno sta ormai esplodendo con possibili forti tensioni sociali. Il progetto ospitalità attuato dal governo nazionale, ha aggiunto il sindaco, è fuori da ogni controllo. Non è più un'emergenza, ma è diventato un fenomeno strutturale. Nell'80% dei casi si tratta di ragazzi che certamente fuggono, ma fuggono da condizioni di fame, che non è da augurare a nessuno, ma sono condizioni che sono sempre state disciplinate in tutti gli stati del mondo da regole sull'immigrazione. Non capiamo come mai tutto questo meccanismo in Italia è saltato e l'Italia continua a creare illusioni a un intero continente dicendo partite, lasciate le vostre case, non fa niente se poi attraversate il deserto del Sahara, se verrete ridotti in schiavitù in Libia, se verrete lì seviziati, violentati, se correte il rischio di morire colando a picco nel Mediterraneo, venite in Italia perché qui troverete che cosa? Cosa daremo noi da qui al prossimo futuro a tutte queste persone? Quale risorsa possono essere davvero per il nostro paese se non avranno la possibilità di lavorare, se non avranno la possibilità di un'integrazione seria? Allora la riflessione va fatta in maniera critica, in una maniera approfondita e, ripeto, come istituzioni locali abbiamo il compito di porla questa riflessione.